dopo i complimenti delle ultime partite, stavolta almeno noi dalla tribuna abbiamo visto proprio un brutto Vicenza, proprio brutto. Sì, sì, è vero, abbiamo regalato un tempo su un campo forse impraticabile, perché da quello che c'era in campo io non ho neanche corso, non sono riuscito neanche a correre bene, non sono sudato da questa partita. E questa è una cosa grave, perché per uno come me che non riesce a correre, che non riesce ad arrivare primo sulla palla, vuol dire tutto. Abbiamo buttato un tempo, poi siamo comunque andati in difficoltà, abbiamo preso due gol evitabili. Questa è stata la sintesi della partita, purtroppo una brutta partita da cancellare immediatamente, pensare che comunque, dato travisto la classifica, non si è mossa più di tanto, visto che siamo comunque dalla parte sinistra, quindi questo è un dato in cui dobbiamo lavorare, perché effettivamente abbiamo fatto bene in questo mese, questo scivolone ci può stare, ma deve servire tanto. Sì, deve servire tanto, anche perché per carità, la condizione del campo si vedeva che insomma, soprattutto voi che eravate ovviamente meno abituati, avete più difficoltà, ma tanti errori, tanti passaggi sbagliati facili, almeno insomma a Parenza, tante situazioni anche Cacciolani ha combinato il loro gol, hanno regalato, tanti errori che insomma ci avevate abituato a non vedere più. È vero, un passo indietro dalle ultime prestazioni, perché la verità, abbiamo dimostrato in questo mese di poter competere con chiunque. E oggi non c'è stata cattiveria, non c'è stato entusiasmo, non c'è stata proprio la corsa da parte di nessuno, perché arriviamo sempre secondi, questo si è visto palesemente. Abbiamo sbagliato troppo in uscita, in fase di possesso, quindi questa partita va analizzata, perché ne abbiamo bisogno, e poi va cancellata subito, perché abbiamo due partite fondamentali in casa prima della sosta. Tanto male in campo, tanto bene a mio avviso adesso, perché con grande onestà hai fatto una disamina perfetta della gara. Bisogna fare un passo avanti e dire ok, giornata negativa, e ripartire subito, perché bisogna ripartire. Adesso ci sono delle partite in casa, Spezia arrivano difficili, ma insomma in Serie B abbiamo visto che si può vincere e perdere con tutto. Sì, in casa nostra poi abbiamo la possibilità di far bene, dobbiamo far bene, perché dobbiamo arrivare al 28 che siamo più tranquilli possibili. Questa partita è andata, adesso abbiamo due partite importanti contro squadre importanti, quindi siamo stati bravi fino adesso tutti quanti, con entusiasmo questo mese, anche voi da parte vostra, adesso dobbiamo essere altrettanto bravi tutti insieme a venire fuori da questa settimana un po' particolare. Sì, un campanello d'allarme che, dicevo prima, se è preso nel senso giusto può anche essere positivo, non tutto il male viene per nocere, però insomma questa sconfitta va archiviata, esaminata con la giusta visione, cioè con la disamina che hai fatto tu, per non ripetere questi errori. Sì, anche dopo Cittadella, che abbiamo fatto un brutto primo tempo, poi è stata analizzata, è stata capita, non abbiamo più ripetuto gli stessi errori. Oggi sono stati, secondo me, dettati da altre cose, in primis il campo, poi l'espulsione, insomma c'è stata qualche circostanza in cui non siamo stati abituati. E quindi, come dici tu, richiudiamo questa pagina brutta e cerchiamo di aprire un'altra da qui a Natale. Una brutta sconfitta, una brutta prestazione, siamo qui. La cosa che più insomma, è saltata l'occhio al primo tempo era più fame, più voglia, più determinazione. Caratteristiche vostre, questo che poi sorprende, perché insomma voi avete fatto questa rimonta con queste caratteristiche, oggi loro ne avevano di più. Sì, sicuramente non è stata la solita Vicenza, troppo sulle gambe, troppi strategi invece alla nostra area, sicuramente siamo partiti col piede sbagliato, loro avevano fame, correvano di più. Arrivano prima sulla palla, anche magari l'arbitraggio un po' così, sicuramente ha condizionato un po' la gara, però andiamo avanti, guardiamo avanti, come guardavamo avanti dopo le vittorie, guardiamo avanti dopo le sconfitte, quindi abbiamo preso uno schiaffo, proviamo ad alzarci già sabato con la Spezia. Ecco, una ripresa tutta in salita con l'espulsione di Delia, un po' come era accaduto a Catania, a Lanciano, insomma, quando poi si è sotto e si resta in 10, è tutto più difficile. Loro hanno gestito molto bene questo gol tuo, ha fatto un'inversione, ha avuto la fine, ma ha aperto una fiammella di speranza, ma è troppo tardi. Sì, no, sicuramente la partita era difficile, poi anche con un uomo in meno
con una munizione secondo me un po' regalata. Comunque la partita si è messa sui binari sbagliati, perché loro faseggiavano bene, noi eravamo larghi, lunghi, quindi facevamo fatica a prenderli. Poi abbiamo provato a riaprire, ci siamo riusciti, però troppo tardi forse, dovevamo dare qualcosa di più prima. Senti, certo ci sono questi incidenti di percorso, chiamiamolo così, che possono dare una reazione positiva oppure magari un po' far mettere dei dubbi alla squadra. Noi ci auguriamo di una reazione positiva, una reazione subito già alla prossima in casa. Adesso non è che siamo diventati dei brocchi dopo la sconfitta, cioè mancherebbe. Avevamo dei fenomeni prima, ma ora non siamo scarsi, quindi rialziamo la testa, lavoriamo due settimane e ripeto, dopo tante carezze prendiamo la schiaffa e ci rialziamo, basta. Adesso ci pensa lo Spezia e si pensa a fare punti davanti ai nostri tifosi. Può essere che in qualche modo qualche discorso fatto in settimana, due punti dai playoff, eccetera, abbiamo fatto perdere un po' di vista la realtà dura quotidiana. Ma questo ne avete parlato voi, noi non abbiamo mai parlato forse, ma neanche gli spettatori mai cercato questa voce qua. Quindi il nostro obiettivo è la salvezza, lo sappiamo benissimo, sarà dura, lo sappiamo, invece ce lo ripete sempre. Quindi noi non abbiamo mai parlato di playoff, ma ne parleremo. Ringraziamo questa volta, non è quella felice delle altre volte, come ho detto con i tuoi compagni, partitaccia, proprio forse la peggiore dall'inizio del campionato. Sì, male, oggi male perché non siamo scesi proprio in campo, è inutile nascondersi, ma abbiamo fatto errori fin dal primo minuto, e quindi ci deve servire da lezione per ripartire anzitutto, perché ci sono altre tre partite importanti prima della sosta, quindi dobbiamo cercare di fare più punti possibile. Però insomma adesso non è che ci dobbiamo fasciare la testa più del dovuto, è un campanello d'allarme, ma fino a un certo punto, perché comunque venivamo comunque da quattro vittorie, un pareggio, quindi insomma va presa con la giusta testa questa scoperta. E tu che sei quello che controllando i chilometri ne ha fatti più di tutti, per caratteristiche, insomma sei sempre stato uno che ha corso tantissimo, quindi ci può essere anche una stanchezza psicofisica dopo una rimonta sicuramente importante, che oggi veramente Tonicinelli diceva il campo era, si vedeva che insomma si faceva fatica a stare in piedi, passaggi sbagliati, però insomma il campo c'era anche per loro, che magari sono più abituati, non può essere solo il campo la motivazione, sarebbe una scusa che mi pare che tu molto obiettivamente non cerchi. No, non ci dobbiamo nascondere dietro al campo, perché il campo era brutto per noi ma era brutto per loro. Loro magari sono abituati a giocarci in questo campo, però ora non è il problema del campo. Ci sta che comunque ci sia una partita dove abbiamo fatto più fatica. Oggi abbiamo fatto fatica, è inutile nasconderlo. Comunque non dobbiamo neanche... dobbiamo tenere d'occhio che comunque abbiamo sempre fatto partite dove l'intensità è stata una delle nostre armi, quindi ci sta magari una partita dove abbiamo fatto un po' di fatica, però dobbiamo reagire, basta, in campo o non campo dobbiamo reagire noi di testa. Di una espulsione di Delia che vi ha complicato le cose, ho visto che avete protestato sulla tribuna, non si è capito molto bene, insomma, però le cose andavano male anche prima, insomma, anche che lì sicuramente in 10 avete fatto, c'era un ostacolo in più, ma anche sulla decisione arbitrale non è tanto giusto stare lì ad appellarsi, che fosse giusto a meno. Sicuramente ci ha un po' tagliato le gambe, perché comunque già eravamo sotto, poi inizia il secondo tempo e rimane in 10, è una bella batosta a livello mentale e sia fisico, perché poi dopo devi fare tutto il secondo tempo in 10 a recuperare. Ora io non l'ho vista bene perché ero all'altra parte, ma non è stata l'espulsione, l'episodio che ci ha fatto perdere questa partita. Ripeto, dal primo minuto abbiamo commesso degli errori, quindi l'espulsione è stata una cosa in più che sicuramente ha influito, però non è stato quello il problema.